Santa Domenica Talao, ritrovato dai carabinieri Pasquale Campagna, l'anziano scomparso ieri, è vivo e sta bene. Rai a mare, la sanità di Scopelliti contestata dalla CGIL, il sindacalista Dario Pappaterra, una sanità di sprechi. Elezioni 2012 a Diamante, l'assessore alla cultura Battista Maulicino, con tre liste saremmo avvantaggiati. Calcio, weekend fondamentale per Scalea, Prae e Cat Tortora alla ricerca di una vittoria scaccia crisi. Buonasera, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News di venerdì 18 novembre. In apertura, come avete potuto sentire dalle nostre anticipazioni, apriamo con la cronaca, una brutta vicenda con un lieto fine, quella di Pasquale Campagna, l'anziano signore di Santa Domenica Talao, scomparso ieri pomeriggio e che è stato ritrovato vivo e in buona salute. Ci racconta tutto Pierina Ferraguto. Vivo e in buona salute, solo in un leggero stato confusionale. È stato ritrovato in queste condizioni, in tarda mattinata, a Pasquale Campagna, il 72enne di Santa Domenica Talao, scomparso ieri pomeriggio. L'ex geometra del consorzio di bonifica Valle Lao, vedovo da qualche anno, nelle prime ore del pomeriggio di ieri si era allontanato da casa a bordo della sua autovettura Fiat Bravo. Aveva detto al figlio, residente al nord, che si sarebbe recato a Belvedere per un controllo medico, ma quando questi lo ha telefonato ne ha riscontrato lo stato confusionale e pare che il genitore lo avesse informato di aver subito un incidente. È stato l'assessore al comune di Santa Domenica Talao, Salvatore Paolino, a far scattare l'allarme, denunciando la scomparsa ai carabinieri di Scalea, che hanno immediatamente dato avvio alle ricerche. La notizia, diffusasi subito nel centro montano, ha destato preoccupazione tra i cittadini, che senza mai abbandonare la speranza di trovarlo vivo, lo hanno cercato ovunque per tutta la notte. Tra i volontari armati di torce, anche gli uomini della protezione civile, il gruppo del soccorso alpino e il centro sub di Scalea. L'ultimo contatto telefonico con l'anziano si era registrato intorno alle 18 di ieri. «Sono caduto in un burrone», avrebbe detto Campagna ad un volontario della protezione civile. «Ho lasciato l'auto in una stazione di autoservizi, ma non ricordo dove». Sono state le ultime parole prima di perdere definitivamente ogni traccia. La conversazione, seppur breve, ha permesso di intercettare la chiamata agganciata alla cella telefonica di San Marco Argentano. Le ricerche sono andate avanti sulla base delle confuse e imprecise indicazioni dell'uomo. I carabinieri hanno battuto a tappeto tutta la zona ripercorrendo la statale e perlustrando tutte le aree di servizio, ma di Pasquale Campagna nessuna traccia. Quando le speranze cominciavano a ridursi al lumicino, i carabinieri di Paola, che hanno collaborato alle indagini coordinate dal luogotenente della stazione di Scalea, Ilario Castrense, lo hanno ritrovato intorno a mezzogiorno nei monti tra Amantea e Paola. Necessario il ricovero presso l'ospedale San Francesco per le cure e gli accertamenti del caso. Solo tanta paura dunque per una storia che ha avuto fortunatamente un lieto fine. Sono state tutte eseguite le 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della DDA nell'ambito dell'operazione Astrea contro la cosca Tegano. I provvedimenti sono stati notificati in carcere a Giovanni Tegano, capo della cosca, Giovanni Zumbo, commercialista, e Giuseppe Rechichi, imprenditore e presunto prestanome della cosca Tegano. Le altre persone non detenute contro le quali sono stati emessi i provvedimenti restrittivi sono Maria Francesca Toscano, avvocato, moglie di Giovanni Zumbo, Patrizia Zumbo, sorella di Giovanni, il marito di quest'ultima, Roberto Emo, anch'egli commercialista, Rosario Rechichi, fratello di Giuseppe, ed altri quattro imprenditori presunti prestanome dei Tegano, ossia i fratelli Maurizio ed Antonio Lavilla ed Antonio e Giovanni Rechichi. Andiamo adesso in Basilicata, la regione Basilicata coniuga in maniera perfetta il rigore dei conti della sanità alla modernizzazione e riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il tutto nel rispetto dei diritti dei cittadini e dei malati. Sono queste le motivazioni con cui lo scorso 14 novembre l'assessore alla salute della regione Basilicata, Attilio Martoraro, ha ricevuto a Roma presso la residenza dell'ambasciatore di Danimarca in Italia, Birger Riis-Jorgensen, la medaglia
August and Mary Krog 2011. La medaglia commemora il premio Nobel 1920 per la fisiologia e la medicina August Krog e la moglie Marie, compagna nella vita e nel lavoro, malata di diabete per amore della quale il medico danese si ingegnò nel mettere a punto il processo industriale di produzione dell'insulina. Continuiamo a parlare di sanità, ma ci spostiamo a Praia a Mare. La CGIL territoriale si mobilita con un sit-in presso i presidi ospedalieri in segno di protesta alla nuova politica sanitaria avanzata dalla Regione Calabria. Giuseppe Miraglia. Gli immobili dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza incidono e non poco sui conti del servizio sanitario regionale. A sostenere la Praia questa mattina dal fronte territoriale della CGIL, Dario Pappaterra, nel corso della giornata di mobilitazione Salute Fondamentale Diritto, organizzata proprio dalla sigla sindacale. La sanità calabrese, prima di parlare di ticket e quant'altro, avrebbe dovuto individuare quali sono gli immobili in fitto che oggi attualmente ci sono e qual è il costo complessivo. Quindi cerchiamo prima di tagliare quello che sono gli sperperi, e tra l'altro io dicevo sempre, dico che noi su Praia abbiamo una struttura che comporta una spesa, e Praia non è un caso, un'eccezione, diciamo che questo è il sistema regionale. Una giornata di protesta che ha fatto dunque tappa nei principali presidi ospedalieri del Tirreno cosentino, e con un preciso obiettivo: dire no alla politica sanitaria calabrese fatta di ticket, tagli indiscriminati, ma soprattutto contestare l'atto aziendale prodotto dall'ASP di Cosenza. Noi siamo fortemente preoccupati, tra l'altro perché gli attuali tagli che riguarderanno la sanità calabrese sono tali da non poter garantire un sistema sanitario universale per dare possibilità di accedere a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di aver bisogno, ecco, di assistenza di questo tipo. Dalla CGIL distrettuale del Pollino, Sibaritide Tirreno, guardano poi alle future azioni del governo Monti. Dobbiamo capire quali saranno le azioni di governo, come intenteranno in qualche modo cercare di risanare quello che è il deficit non solo sanitario a livello nazionale e in modo particolare quello meridionale, tra cui siamo una delle regioni con un livello di indebitamento per la sanità più alto in Italia. Il peggio deve ancora arrivare, avremo regioni che saranno a zero. L'allarme sulle risorse per le politiche sociali lanciato da Giacomo Bazzoni, presidente della Commissione Affari Sociali e Welfare dell'ANCI, intervenuto al convegno nazionale sulla disabilità organizzato oggi a Roma dall'ANFAS, Associazione delle Famiglie dei Disabili. Bazzoni ha spiegato che se nel 2008 i fondi per il sociale erano di più di 6 miliardi, di cui il 62% arriva dai comuni, oggi i fondi alle politiche sociali, alla famiglia, all'infanzia, al servizio civile e alla casa sono tutti azzerati. L'unico finanziamento che è rimasto è quello di 100 milioni per la SLA. Continuiamo ancora con il nostro telegiornale sulla questione rifiuti calabrese, intervenga il Parlamento, lo chiedono a gran voce i deputati del Partito Democratico attraverso un'interpellanza depositata oggi. I recenti sequestri di discariche abusive e la richiesta di interdizione del commissario per l'emergenza ambientale Graziano Melandri, coinvolto per l'inchiesta sulla gestione della discarica di Catanzaro, dice il documento, impongono un intervento urgente del Parlamento, che già si è occupato in passato della situazione dei rifiuti in Calabria. Promotrice dell'interpellanza la deputata del PD Doris Lo Moro, che insieme al capogruppo del PD nella commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti pone ai nuovi ministri in carica di porre in essere gli impegni assunti dal precedente esecutivo con la votazione all'unanimità della risoluzione volta a creare le condizioni per una gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti. Spostiamoci adesso a Diamante e parliamo delle elezioni. Mentre continuano i movimenti tra gli schieramenti politici cittadini, la maggioranza resta compatta ed è pronta a riproporre l'attuale squadra di governo. Gaetano Bruno. Mentre il fronte comune contro Magorno inizia a scricchiolare, l'attuale maggioranza rimane ancorata al mandato in corso. Come lo stesso sindaco aveva detto qualche settimana addietro, così anche l'assessore alla cultura Battista Maulicino rimanda i discorsi elettorali, prevedendo però una riconferma dell'attuale squadra di governo.
credo di poter dire senza ombra di smentita che l'attuale coalizione continuerà e si riproporrà per il prossimo turno elettorale con gli aggiustamenti che naturalmente sono necessari e che si riterranno opportuni. Dall'alto della sua esperienza, Paolicino però è ben consapevole che la campagna elettorale è già iniziata e seppur resta abbottonato sulle proiezioni, il suo sorriso la dice lunga su quello che potrebbe accadere in presenza di tre schieramenti contrapposti. Ci sono più movimenti in giro, quindi diciamo siamo ancora all'inizio di questa campagna elettorale, diciamo così, e quindi ancora non è possibile preconizzare degli schieramenti, saranno tre liste, due liste, quattro, eccetera. Quindi credo che i giudizi dati in questo momento siano destinati ad essere smentiti tra qualche settimana. Però con tre liste forse la maggioranza uscente ha più possibilità? Ma teoricamente sì, poi dipende dalle liste, dipende dai candidati a sindaco, dipende da tante cose. Prospettive per gli enti locali e il ruolo dei laboratori di idee per lo sviluppo di una politica partecipata. Se ne discuterà domani, sabato 19 novembre, all'Auria, nel corso del convegno promosso dall'Italia dei Valori. L'incontro dibattito si terrà presso l'hotel Isola di Lauria a partire dalle ore 17. Presenti Massimo Macchia, vicepresidente e assessore alla provincia di Potenza, Vittorio Prinzi, capogruppo di Italia dei Valori alla provincia di Potenza, Angelo Lamboglia, consigliere provinciale di Potenza e capogruppo di Italia dei Valori al comune di Lauria. Anche a Belvedere Marittimo, domani sabato 19 novembre alle ore 17 presso il Nettuno Palace Hotel si terrà un incontro dibattito con il capogruppo regionale del PD Sandro Principe. Interverranno i consiglieri regionale del PD Mario Maiolo e Mario Franchino. E proprio di politica parleremo anche questa sera nel corso del nostro programma di approfondimento La Finestra sul Territorio, in onda alle 20:45. Politica locale, passato, presente e futuro. Questo è il titolo della 31esima puntata. Ospiti in studio del nostro Andrea Polizzo, Alessandro Bergamo, ex deputato parlamentare e sindaco del comune di Scalea, attualmente in minoranza, e poi Giuseppe Mistorni, già consigliere e assessore alla forestazione della regione Calabria. Andiamo adesso a Tortora perché anche la provincia ha approvato il piano spiaggia. Vediamo il servizio. Approvato il piano spiaggia del comune di Tortora, la provincia di Cosenza dà il via libera al comune Alto Tirrenico a distanza di circa un mese dalla convalida in consiglio comunale. Destinatari del piano, annuncia l'assessore al demanio e al turismo del comune di Tortora, Biagio Praino, sono tutti concessionari e gestori di stabilimenti balneari con cui abbiamo discusso e confezionato il progetto. Questi ultimi inoltre dovranno adeguarsi al PCS entro un mese dalla conferma del consiglio provinciale, così da poter attuare le modifiche nell'estate 2012. Chi dovesse per qualche motivo ritardare, continua Praino, potrà farlo dopo il termine della stagione estiva, entro il 30 ottobre 2012. In ogni caso tutti per legge dovranno conformarsi entro 5 anni. Le modifiche degli stabilimenti balneari riguardano innanzitutto i servizi. Le strutture saranno più larghe e arriveranno fino ai piedi della passeggiata del lungomare. Migliorati e ampliati anche bar e spogliatoi. In più verranno creati anche laboratori per la preparazione di cibi freddi. Nel disegno non vengono dimenticati i diversamente abili. Oltre alla caduta delle barriere architettoniche, l'installazione degli appositi servizi igienici. Il piano prevede inoltre zone ristoro e aree relax durante le ore più calde della giornata. Verranno infatti montati 4 gazebo. Il vecchio piano, spiega l'assessore al demanio, ne prevedeva invece solo 2. L'obiettivo che vorremmo raggiungere, conclude Praino, insieme con i titolari di stabilimenti balneari, è quello di garantire ai turisti e ai nostri concittadini una maggiore professionalità all'interno dei lidi. Ma soprattutto vorremmo creare un'offerta di servizi che corrisponda o addirittura superi le aspettative di quanti vivono a Tortora e di quanti la scelgono come meta delle loro vacanze. 7 alberi da piantare nei cortili dei plessi scolastici di Tortora è quanto faranno gli alunni delle scuole medie, inferiori ed elementari del comune Alto Tirrenico giovedì 24 novembre e venerdì 25 nel corso della festa dell'albero.
Gli alberi sono stati offerti dal Corpo Forestale dello Stato e accanto ad ognuno verrà affissa un'etichetta con sovrimpressa la data e il nome del plesso. L'iniziativa è promossa dal Comune di Tortora, che ha fatto proprio un progetto partito dall'ex ministro all'ambiente della Repubblica Italiana, Stefania Prestigiacomo. Continuiamo ancora. L'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Michele Trematerra, partecipa alla piattaforma mondiale dedicata all'agroalimentare Food and Hotels China, in corso di svolgimento a Shanghai. L'iniziativa, ha dichiarato l'assessore regionale Trematerra, ha l'obiettivo di promuovere i prodotti agricoli calabresi per una loro commercializzazione in un mondo ormai proiettato costantemente verso il futuro e mai sazio dei propri traguardi. Con il suo 1,5 miliardi di persone, conclude Trematerra, la Cina ospita oltre un terzo della popolazione mondiale ed è proprio Shanghai il principale punto d'ingresso delle produzioni italiane, con il 38% dell'interscambio Italia-Cina. A Diamante, ritorniamo a Diamante, ma cambiamo completamente argomento. L'associazione Cerille premia il merito degli studenti universitari di Diamante e Cirella. Per il secondo anno consecutivo bandite le borse di studio Age Quod Agis. Gaetano Bruno. Meritocrazia e diritto allo studio. Nell'itinerario delle raccomandazioni d'Italia alla cultura, l'associazione Cerille, in collaborazione con il Comune di Diamante e le scuole superiori del comprensorio, ripropone per il secondo anno consecutivo le borse di studio Age Quod Agis, da assegnare a studenti universitari in base al merito e al reddito. L'iniziativa parte dalle esperienze personali di chi, come Franco Enrico, presidente dell'associazione, ha vissuto gli anni dell'università con impegno e sacrificio. Io ero all'università a Cosenza ai miei tempi e ero rimasto senza soldi per poter ritornare a casa e chiesi, e non me ne vergogno affatto perché effettivamente le cose si fanno con sacrificio, chiesi al bigliettaio, dico mi faccia tornare a casa che poi i soldi glieli porto la prossima volta. Queste sono le situazioni degli studenti. Io penso a queste persone che si trovano in queste situazioni e che anche 250 euro molto spesso possono fare comodo ad un ragazzo. È stata la stessa associazione a finanziare gran parte delle borse di studio attraverso una lotteria con la quale sono stati raccolti 1.500 euro. Grazie anche al contributo dell'amministrazione comunale si potranno assegnare da 4 a 6 borse, una del valore di 1.000 euro, una di 500 e 2 o 4 in base al contributo pubblico da 250 euro. Sembrerebbe poca cosa, ma in effetti non è poca cosa, perché gli studenti devono avere la possibilità di essere aiutati, perché è vero che quello che fanno loro, ma non lo possono fare da soli. È evidente che questa iniziativa vuole essere appunto un messaggio di stimolo nei confronti di chi ha capacità e che ha difficoltà nel contempo a sostenersi economicamente. Chi è partito svantaggiato per condizioni economiche può avere questo piccolo sostegno. Logicamente non risolverà i problemi, ma sarà un motivo di incitamento all'impegno, con la speranza che, conseguita la laurea, possa di nuovo ritornare come un tempo la meritocrazia e non la raccomandazione, la chiamata diretta che sta portando tantissimo danno alla nostra realtà. E chiudiamo qui la pagina della cronaca ed apriamo quella dello sport. È di 2.000 euro il contributo erogato dall'amministrazione comunale in favore della SSD Comprensorio Alto Tirreno di Tortora. Lo si apprende da una delibera della Giunta guidata dal sindaco Pasquale Lamboia, approvata su proposta dell'assessore allo sport Biagio Praino. Lo stanziamento del contributo economico è stato anticipato tempo fa dal vicepresidente del CAT Giuseppe Laino e dovrebbe permettere, nelle intenzioni della società, la prosecuzione della stagione al sodalizio tortorese. La richiesta è stata inoltrata dal segretario Biagio Aurelio e accolta dall'amministrazione, perché lo sport, è scritto nella delibera, deve essere considerato come un momento altamente educativo nel riconoscimento dei valori e nella fiducia in se stessi, nella mutua comprensione e nella collaborazione sociale.
Il calcio, quindi, tra sabato e domenica si gioca l'undicesima giornata in eccellenza e promozione. Ci riassume la situazione dei due tornei nel prossimo servizio Gaetano Bruno. Se n'è andato un terzo del campionato in eccellenza e promozione per le squadre tirreniche, è ora di tirare le somme. L'unica formazione che partecipa al massimo campionato regionale, lo Scalea, staziona in fondo alla classifica e in settimana ha deciso di cambiare guida tecnica. Santino Bellinvia ha torchiato i suoi ragazzi in settimana e contro il Soverato spera di bagnare l'esordio con i 3 punti. La classifica nella parte bassa resta abbastanza corta e sabato, nell'anticipo, un eventuale passo falso della Bovalinese in casa contro il Roccella sarebbe uno stimolo in più per i biancostellati. Castrovilla Risiderno e Palmese San Marco sono altri due scontri importanti per le posizioni play-out. Le due squadre di testa, Montalto e Guardavalle, vanno verso il tentativo del pronto riscatto dopo le sconfitte subite nell'ultimo turno. Nuova Gioiese e Isola Capo Rizzuto gli avversari che si troveranno di fronte rispettivamente. Chiudono il quadro Rossanese Rende e Sersale Brancaleone. In promozione le squadre tirreniche, ce ne sono ben 7, si dividono tra alta e bassa classifica. Mister Carnevale con il suo San Lucido insidia il primato del Roggiano in un momento decisamente altalenante. Corigliano in trasferta e Rocca in casa, gli avversari delle prime della classe. La Paolana, seconda in classifica a 20 punti insieme alla Mantea sconfitta domenica scorsa, affronterà il Torretta in casa, mentre i Blu Cerchiati ospiteranno il Praia. I biancocelesti non vincono dalla terza giornata e dai proclami di inizio stagione che, secondo il presidente Spolito, avrebbero visto la squadra combattere per il primato, ci si trova oggi invece in piena zona play-out. Stessa zona occupata da Cetraro e Cat Tortora, la formazione di Guaglianone, e viene da 2 risultati utili consecutivi e ospiterà il Cremissa, che domenica ha perso l'imbattibilità interna dopo 3 anni. Il CAT invece era serenato dalla decisione del TNAS sul diritto di partecipazione al campionato di promozione e dopo la prima vittoria stagionale contro la Presila cercherà la prima gioia casalinga contro il Cutro. Menzione d'onore infine per il Fuscaldo, oggi quinto in classifica a 18 punti e proiettato verso l'ottavo risultato utile consecutivo in casa contro la Presila. Infine la Luzzese, sconfitta proprio dagli uomini di Galliano domenica scorsa, che ospiterà la Promosport. Partirà sabato 26 novembre alle ore 17 il campionato di promozione di basket della Julitta Tortora. La società cestistica Alto Tirrenica disputerà la prima gara valida per la stagione 2011-2012 contro la Polisportiva Z. L'incontro si giocherà presso la tensostruttura in località Santo Stefano di Praia a Mare. Siamo pronti a disputare la nostra competizione, ha detto il coach della Julitta Basket Luigi Coluccio. Per questa stagione abbiamo deciso di dare fiducia al nostro vivaio, abbiamo giovani risorse che vanno valorizzate, ha continuato il tecnico praiese, e che saranno seguiti passo passo da Andrea Perrone, centro di esperienza e bandiera della nostra società. Ricordiamo ai nostri telespettatori che l'intero campionato sarà seguito dalla nostra emittente, in particolar modo le telecronache delle partite casalinghe della Julitta Basket saranno trasmesse sui nostri canali Rete 3 DGS e Rete 3 Sport. La pallavolo, per quanto riguarda il campionato di Serie C femminile, domani alle 18.30 si disputerà l'incontro Pallavolo Paola ASD Elio Sozzi. In Serie D maschile invece, sempre domani alle ore 18, si disputerà Cosmos Città di Castrolibero contro Don Russo, Nova Volley Cetraro, e domenica 17 invece Fides Volley Campo Calabro contro Scuola Volley Paola. Per la Serie D maschile invece domenica alle 18.30 l'incontro Auto di Giorno Diamante contro Mister Toto Volley, e alle 18 invece Apoggia Hotel Praia contro Group La Mezza Volley ASD. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv. Prima di lasciarvi, come di consueto, il meteo. Nubi in rapido aumento sulla Sicilia, con precipitazioni anche in forma di temporali localmente intensi sulla parte più meridionale ed orientale dell'isola. Condizioni di bel tempo sul resto del meridione, con tendenza ad aumento delle nubi sulla Calabria associate a locali rovesci. Temperature in genere stazionarie, salvo aumentare nei valori minimi sulle due isole maggiori. Venti deboli, mari
poco mossi l'Adriatico, il Tirreno sottocosta e il Mar Ligure. Il weekend in Calabria, gli appuntamenti per sabato 19 e domenica 20. A Policastro, convegno sulla giornata del diabete presso la sala convegni Hotel Alfonso in località Hangar a partire dalle 9.30. A Cittadella del Capo, invece, convegno Omertà conviene presso la sala polifunzionale comunale a partire dalle ore 17. Tra i presenti l'onorevole Angela Napoli, componente della Commissione parlamentare antimafia, e Gianni Speranza, primo cittadino di Lamezia Terme. Per domenica 20 novembre, invece, a Diamante alle ore 15.30 presso il Museo DAC di Diamante, la quarta edizione della Festa dei Nonni. Ed era questo davvero tutto da parte di Martino Ciano e la redazione giornalistica di Rete 3. Una buona continuazione con i nostri programmi e vi auguriamo un buon weekend.